Qualcosa si muove sul fronte dei trasporti napoletani, da sempre al centro di polemiche per i pochi veicoli a disposizione dell'utenza, da questa mattina due nuove linee a disposizione degli abitanti dei comuni a nord del capoluogo campano. La linea 360 che collegherà Napoli con Giugliano, passando per il comune di Mugnano, e la linea 366 che effettuerà il percorso Napoli-Calvizzano-Qualiano. Stazionamento sarà il piazzale della fermata Frullone della linea 1 della metropolitana. Alla presentazione dei nuovi collegamenti, l'amministratore della CTP, Augusto Cracco, e i sindaci di Qualiano e Giugliano, De Luca e Pozziello. La particolarità di questi servizi è che avranno una frequenza media di 25-30 minuti, quindi abbastanza frequenti nell'arco della giornata, e che il venerdì e il sabato prolungheremo l'orario di servizio fino alle 2 di notte in concomitanza con il prolungamento della metro 1 di ANM, offrendo così ai residenti dei comuni dell'area nord del Giulianese la possibilità di andare al centro di Napoli senza utilizzare la propria automobile. Devo sicuramente ringraziare l'amministratore della CTP, il dottor Augusto Cracco, il quale ha sostenuto un po' anche le istanze dei cittadini di Qualiano, perché dobbiamo dirci che fino adesso sono stati abbandonati, almeno dagli uomini, e però siamo come dire, ad un giro di boa. Credo che questa cosa andrà a soddisfare non tutte quante le esigenze, ma sicuramente gran parte delle esigenze dei pendolari qualianesi. Per noi i trasporti e i collegamenti col capoluogo sono drammatici da sempre. La riorganizzazione che sta facendo CTP per noi è importante perché ci consente di avere un miglior collegamento con il capoluogo, la città di Napoli, e soprattutto di poter anche integrare quelli che sono i servizi anche messi a disposizione dall'amministrazione comunale.